Per passare sì una serata così piacevole, magari fuori dalle mura domestiche, ma anche ecco, per valutare alcune cose proprio da un punto di vista educativo. E ci siamo resi conto che alcuni bambini, io credo francamente, poi tanto bambini neanche sono, ecco, avevano il bambino a cui faccio riferimento in modo particolare, aveva 12 anni, io credo che in vita sua non avesse mai tenuto in mano una forchetta e un coltello. Quindi ecco, poi alla fine, per quanto l'istruzione sia importante, sono importanti anche queste attività extra e io credo che a livello proprio istituzionale manchi in effetti una figura, qualcuno che possa insegnare in qualche modo a un bambino le basi anche proprio del vivere civile, del vivere insomma così, ecco, Della quell'educazione convivenza, civica magari, ecco. dello stare insieme. Beh, insomma, effettivamente è una cosa molto forte perché io mi immagino vedere un bambino che non sappia, magari 7-8 anni, neanche tenere in mano le posate diventa un po' difficile. Di qui il ruolo educativo anche dei volontari. Si fa presto a dire i senza tetto, ma i senza tetto chi sono? Poi sono persone che hanno alle spalle una loro vita personale, una storia, gente che poi magari sceglie di vivere per strada, perché c'è anche da dire che a volte la vita ci mette di fronte a situazioni particolari, delle scelte obbligate, a volte invece si percorre una strada e dice io voglio fare questo nella vita. E anche in questo caso io credo non sia facile, no? Dare aiuto a chi magari non vuole aiuto, vuole vivere, insomma, la propria vita per i fatti propri. Sì, una delle regole veramente proprio secondo me più importanti del servizio della missione notturna, appunto quello rivolto ai senza dimora, è quello di non provare mai, ma davvero mai, sarebbe una violenza, a voler imporre il nostro stile di vita o il nostro modo, ecco così, di vivere a chi, come appunto dicevi tu, in qualche modo ha scelto quella strada. Ci sono però ovviamente qui anche dei limiti. Ci sono persone che abituate ad essere proprio abbandonate, quindi che vivono magari da anni per strada, che hanno perso completamente la dignità e questo ecco, Non va non bene. va assolutamente bene, quindi non vuol dire imporre nulla, però un uomo deve comunque sempre conservare la propria dignità. Ci sono persone che, soprattutto i primi tempi, ormai ci conoscono tutti quanti, quando provavamo ad avvicinarci a loro, anche semplicemente per metter loro una coperta, magari d'inverno, erano loro stesso a non so come dire, ad autoschifarsi, cioè erano loro stesso che si scostavano perché non erano abituati che qualcuno Ad li un toccasse, gesto gli d'amore. facesse una carezza, li portasse sopra una coperta. Ecco, questo davvero non va bene, e quindi in questo lavoriamo, nel restituire comunque ad ogni essere umano, come è normale che sia, una propria dignità che non deve essere mai persa, anche vivendo per strada, anche vivendo di stracci, ma ecco, l'uomo non deve essere senza dignità, una carezza, amore deve pretenderlo. Deve pretenderlo. Quali le situazioni più drammatiche che avete visto andando di notte? Perché mi piace anche ricordarlo, loro sono presenti ogni giorno, Sì, anche nei giorni festivi. assolutamente sì, ci sono dei turni, ripeto, grazie a Dio siamo tanti volontari, ci sono dei turni, alla fine per dire ogni volontario ecco, della missione notturna esce una volta ogni 15-20 giorni, quindi non è neanche proprio massacrante come impegno, ognuno può dedicarlo con molta serenità ed elasticità. Mi chiedevi prima quali sono le situazioni più brutte. Guarda, io ti devo dire la verità, ma questo è vero, non è retorica, non voglio raccontare favolette finte. All'inizio, quando apri alcune porte o entri in alcune case senza neanche la porta d'ingresso, o quando entri ecco così, in casa dove ci sono dei bambini e vedi che le finestre di casa sono rotte e vedi che le sedie stesse, manca le sedie, ecco proprio la parte dove sedersi, quindi ci si siede così sul bordo. È la prima cosa che ti viene da fare, credo che sia umano, sono un attimino dei sensi di dispiacere, non voglio dire di pietà perché non è bello il sentimento di pietà, però Però ecco un ti fa attimo ci si riflettere rimane su di, sì, così no? rigidi. Dopo pochi attimi, di solito ecco quasi sempre così, in realtà quando si esce da certe case ti rendi conto che a volte ciò che conta, ciò che serve per star bene è l'amore, non è la sedia non rotta, non è il salone grande, non è la macchina, non è nulla. E a noi capita molto spesso di avere delle grandi lezioni di vita da queste persone, perché vedi ecco queste case dove davvero non c'è nulla, ma basta che ci sia una chitarra, magari con neanche tutte le corde, per essere felici.
Di storie, grazie a Dio, ce ne sono tante, positive, belle, altrimenti non avrebbe senso continuare e andare avanti. Una che mi va di raccontare, ma ecco, semplicemente perché ci ha toccato emotivamente da poco, quindi ecco l'ultima in termini cronologici, è la storia di Antonio. Antonio era per il passato perché purtroppo pochi giorni fa è venuto a mancare. Era una persona che viveva per strada ormai da anni. Davvero io non so da quanto tempo non si lavasse, non si facesse una doccia. A volte non è bello magari raccontare certe cose, ma a volte anche ecco, i bisogni venivano fatti così addosso e viveva lì in stazione da tempo. Molte volte i nostri stessi volontari avevano avuto delle discussioni con la Polfer, la polizia ferroviaria, perché la polizia, giustamente, che deve fare il suo lavoro, e grazie a Dio lo fanno anche per bene, era a volte arrabbiata con noi perché nel momento in cui ci vedeva portare ad Antonio o ad altre persone una coperta, una merendina, diceva: voi favorite, ecco, queste situazioni, magari ecco, senza sapere che noi avevamo un progetto, ma che, ahimè, purtroppo è piuttosto lungo. E, Antonio, le prime volte, ce lo raccontano ovviamente i volontari uomini, che, è stato portato a lavare, toccava l'acqua quasi con un Con senso paura. sì, di paura, quasi era lui che si schifava dell'acqua perché insomma non si lavava da tanto. E poi a poco alla volta, dei nostri volontari, due angeli in modo particolare, Gino e Pier Francesco, che si sono dedicati veramente, hanno dedicato tantissimo del loro tempo a questa persona, ad Antonio, sono riusciti a poco alla volta ad ottenere per Antonio i documenti, che ovviamente ormai era un invisibile, una persona senza più nome, eccetera. Sono riusciti anche a risalire a un piccolo conto che aveva Antonio, perché quando era più giovane, aveva comunque sia fatto un lavoro. E con i soldi stessi di Antonio hanno cominciato a pagargli una pensione in una casa di riposo. E una storia ecco, così bella è stata quando, cioè per me è un momento personalmente molto bello, è stato il giorno in cui del mio compleanno, in cui ho ricevuto la telefonata di questa persona che ormai, ripeto, viveva da anni per strada, dalla casa di riposo, ecco così per farmi gli auguri del compleanno. Purtroppo, dicevo, Antonio è deceduto proprio pochi giorni fa. Paradossalmente però questa per noi è comunque è una bella storia, una storia comunque sia che ci ha dato tanto. Innanzitutto ecco, Antonio era una di quelle persone che ormai consideravamo quasi un irrecuperabile, viveva, ripeto, da anni per strada e invece grazie all'amore, all'impegno in modo particolare ripeto, di questi due nostri angeli, di Gino e di Pier Francesco, è riuscito invece ad avere una dignità che sembrava quasi aver perso. Era meraviglioso vederlo la mattina quando si faceva da solo la barba, era stupendo vederlo quando ci accoglieva nella casa di riposo dove poi è stato per anni, fra l'altro, trattato veramente con tantissimo amore, vederlo ecco, giocare a carte, si era davvero così trasformata come persona e per noi è stato davvero Una un grande grosso, una grossa soddisfazione. soddisfazione. E poi devo dire la verità, si muove sempre una rete di amore nel momento in cui si partono queste storie grandiose, c'è una lavanderia in centro che per anni ha lavato gratuitamente le robe davvero sporche di Antonio quando era per strada, e il vederlo poi così trattato, Rinato. rinato, per noi è stato veramente insomma, una grande gioia. Naturalmente, Leonora, tante storie belle, ma anche tante storie brutte, no? Tante storie che poi, per le quali non c'è un lieto fine. Purtroppo sì, l'abufo non è la soluzione, ovviamente magari lo fosse, dei problemi della città, del mondo, di nulla. Noi cerchiamo davvero di fare il piccolo, ma questo è il nostro obiettivo. Se si punta alle grandi cose, innanzitutto magari ci scoraggiamo, magari non ci sentiamo neanche all'altezza o a livello, ma se si punta ecco, alle piccole cose, come può Come essere queste questa immagini. di un sorriso, esatto, di un abbraccio, e allora lì veramente si ottengono risultati meravigliosi e siamo veramente ogni istante felici per quello che facciamo. Bisogna puntare alle piccole cose per poi a poco costruire quelle più grandi. Costruire il loro mondo, mi piace Certo. definirlo in questo modo. Parliamo adesso invece del vostro impegno per gli anziani soli. Sì, per quanto riguarda il servizio rivolto agli anziani, in effetti le realtà sono quasi sempre totalmente diverse. A differenza degli altri servizi, quindi quello rivolto ai senza dimora e quello rivolto ai bambini, dove ovviamente si assistono a delle situazioni proprio di degrado sociale, economico,
A volte, per quanto riguarda il servizio rivolto agli anziani, spesso non sono associati dei problemi di tipo economico, ma la solitudine. E per alcuni anziani che vivono da soli è davvero questo il più grosso problema. E lo è in effetti, perché avere anche tante ricchezze ma non sapere con chi condividerle davvero non dà valore a nulla. E sono situazioni belle, persone anziane che vivono magari con le loro foto più care, dei ricordi più cari di quando erano giovani, del loro marito che non c'è più, dei loro genitori, e hanno veramente bisogno di poco, hanno bisogno soprattutto, ecco così, di essere ascoltate, e questa è la forza più grande dei volontari del servizio appunto rivolto agli anziani. Che dove spesso... siete qui? Perché qui siamo in stazione, il giorno di Natale del 24 dicembre. Io questo lo preciso sempre quando si parla della nostra associazione. La nostra associazione per statuto nasce come associazione laica. Laica che ovviamente non vuol dire atea, ognuno ovviamente ha il suo credo. Sì, qui sono sempre delle immagini in stazione. Questa è un'immagine meravigliosa di Martina, una nostra volontaria, è veramente un altro angioletto, ma ce ne abbiamo tanti, grazie a Dio. Dicevo, la nostra associazione è un'associazione che per statuto è laica, come apolitica, partitica, quindi non si schiera con un'impronta cattolica o cristiana o di destra o di sinistra. Ovviamente siamo laici, siamo politici o partitici, però il festeggiare, come ormai facciamo da diversi anni, la notte di Natale in stazione, quindi con i senza dimora, dà un senso molto importante a Natale, che comunque è una festa di tutti, perché il raccontare, ripeto, al di là del nostro credere, il raccontare la storia di un Gesù, quindi del re dei re, nato in una mangiatoia, quindi nato in un posto povero, e raccontarlo proprio a chi vive nella mangiatoia, a chi vive comunque sia per strada, dà un senso meraviglioso al Natale. E lo dà, ripeto, al di là del nostro credere. È meravigliosa la storia del Natale proprio come storia. Qui, sempre a proposito di Natale, le foto che stiamo vedendo è l'appuntamento che ormai ogni 26 dicembre facciamo ogni anno per tutte quante le persone che noi seguiamo. Questo è Valeria, un altro nostro angioletto che abbraccia uno dei nostri capolavori, dei bambini meravigliosi. E qui c'è appunto un Babbo Natale che ogni anno provvede a portare un dono a tutti quanti i bambini, perché eccola, una delle realtà più tristi è quando sentiamo dire da alcuni bambini che il Babbo Natale si è dimenticato di loro. Babbo Natale non si dimentica di nessuno, quindi insomma con questo pomeriggio che ogni anno del 26 di dicembre, ormai da anni facciamo, dimostriamo ai bambini che Babbo Natale non si dimentica davvero di nessuno. Ridate la cosiddetta infanzia, anche il sogno del Natale del Babbo Natale. Beh, bellissima, sono bellissime queste immagini, perché poi rappresentano materialmente quello che voi fate tutti i giorni, perché al di là poi del Natale, il vostro è un impegno costante, mi piace sottolinearlo. E ricordiamo, quasi in chiusura di questo nostro spazio, che i volontari possono fare davvero tanto, quindi perché no diventare volontario ABFO, così come di un'altra realtà associativa, noi lo diciamo sempre, arricchisce personalmente, diceva la nostra Eleonora, il sorriso ripaga anche dei tanti sacrifici, perché è normale, giusto, dei momenti spiacevoli, di sconforto, di stanchezza ci sono sempre, ci sono nella vita quotidiana di ognuno di noi, anche quando stiamo lavorando, a volte dici mamma mia sono stanca, però poi tutto passa e tutto ripaga. Sì, certo, il vantaggio è nel team, nel fatto che siamo tanti, a volte capita, è semplicemente umano, no? Che qualche volontario magari abbia dei momenti di scoraggiamento, ma c'è sempre poi qualche altro volontario barra amico pronto a ritirarti su, a motivarti, e se non c'è, ecco, questa motivazione nel volontario, c'è sempre un bambino, un qualcuno che ti dà poi la forza per continuare. Oh, come è possibile entrare in vostro contatto? Sì. Come fate rete? Sì, allora, innanzitutto c'è un sito www.abfo.it, e poi c'è la presenza anche su Facebook della pagina Abfo Onlus, quindi è semplice contattarci. Tutte le domeniche mattina, poi dalle 11 alle 13, in via Gorizia 30, ci sono sempre dei nostri volontari che sono lì ad aspettare qualsiasi tipo di richiesta, di aiuto, di voglia di fare, eccetera. E abbiamo anche un cellulare che è sempre acceso, che comunque si trova anche sul sito internet, che è 349 31 41 642. Ovviamente, essendo volontari, non abbiamo una segretaria o un segretario che tutti i giorni in orari di ufficio possa ricevere le telefonate o accogliere comunque chi faccia richiesta, però ecco, fra
internet. Ecco qui il nostro amico Gianfranco dalla regia sta facendo vedere, ecco, i modi per poterci contattare in qualche modo al numero di cellulare in via Gorizia 30, in viale Virgilio 35. Ci sono comunque sia, c'è sempre la possibilità, ecco, di entrare in contatto con noi. Facebook più o meno alla portata di tutti, cercate la pagina Ab Fonlus e lì in qualche modo fra messaggi in bacheca, privati, ci possiamo dare una mano. Ecco.